mare proprio come piace a me per lo spinning. Non è sicuro mare da light spinning, quindi ho portato l'attrezzatura da spinning medio. Bellissimo mare, ho beccato la scaduta. Vediamo se riesco a portare qualche buon risultato a casa con questa bellissima scaduta, devo dire. Veramente una bella, bella scaduta. Parto con artificiali che in scaduta mi hanno sempre dato una grossa mano. Questo un bel long jerk, questo qui. E il Tide 175. L'Abrax e il mio Certate 5000 SV. Ok, inizia la pescata. Potrebbe esserci di tutto con il mare in questo modo. Spero nel serra, siamo vicini all'estate, ancora siamo in primavera, ma oggi c'è un abbassamento delle temperature micidiale, siamo passati da 35-36 gradi a 18-20, quindi abbiamo un calo termico importantissimo ed anche una bassa pressione bella, bella importante, diciamo. Ci potrebbe essere la sorpresa, spero nella sorpresa. Ok, allora, con la colorazione accesa del Tide hanno ottenuto attacchi. Provo con una colorazione naturale, metto il Max Wrap 150, più piccolino, e dalla colorazione naturale questo qui. Vediamo, perché l'acqua sembra torbidissima ma non è torbida al massimo, è verde, si vede il fondo, può darsi che con una colorazione naturale si riesca ad ottenere qualche risultato se c'è presenza. Ancora non ho visto, non ho avvertito la presenza predatori, ma con questo mare tutto è possibile. Bisogna solo avere pazienza, provare e riprovare, lanciare e recuperare e provare tante esche fino a quando non si ottiene qualche segnale. Ok, qui c'è una bellissima situazione, eh? Ci sono, vedete, un sacco di pesciolini piccoli, più cefali nella risacca. Qui c'è un piccolo canale che sfocia, potrebbero esserci più distanti o qua vicino in serra in agguato. Provo ancora con longer, provo con il Silent, il 129. Nel caso non dovesse avere risposte, proverò, anche se c'è il vento che disturba veramente tanto, proverò a galla. Vediamo che succede. Con un'esca di galla, anche se c'è vento disturberà molto l'azione pesca, ma andiamo con il Narak, via, olè. Thank you.
incredibile, barracuda, piccolo barracuda tagliato in due, ecco perché è incredibile, piccolo barra tagliato in due. Sono i grossi, ragazzi, ci sono i grossi, piccolo barracuda tagliato in due. Allora, dopo questa amara sorpresa riprendiamo a pescare. Mi sembrava che si fosse praticamente, il pesce che avevo lamato mi sembrava si fosse slamato, invece era stato attaccato da un serre. Ok, ora ci sono ottime possibilità, ci sono due predatori in campo, due tipi di predatori in campo che possono essere allamati. Benissimo, questa è un'ottima notizia. Ok, la scaduta, come avevo previsto, ha portato qualcosa di buono. Madonna che piscio! No, si è slamato Cristo! No, 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 c'è! È una bersaglia! Cazzo! Madonna che piscio! Bello! Bello barracudone! Bello barracudone, bello, bello barracudone, se ne è uscito su su, eh? Bellissimo, bellissimo barracudone. Hey kid, don't ever let them get inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Allora, catturato un bellissimo barracudo perché prima me l'avevano tranciato in due. Si continua. Mangiano sul long jerk, recupero lento. Quindi vediamo se ce ne sono ancora. Questo qui era davvero un bel esemplare. Bell'esemplare di barracuda. Mangiato sul Tide 175, molto molto distante, una bella distanza da riva, e se n'è venuto quasi senza combattere. Solo all'inizio ha posto un po' di resistenza, poi è venuto praticamente nuotando verso riva. Senza quasi opporre resistenza. Ancora con long jerk, vediamo se esce qualcos'altro. Eccone un altro.
sempre sull'Onze, questo è piccolino, piccolo, sempre il barracudo. Rilasciamo immediatamente. Ok, rilasciamo. Altra botta. Un'altra botta. Altro barracuda. No, anche per questo procediamo con il giusto rilascio, dato che è molto più. Vista la conclamata presenza di barracuda, perché non provare il barrakiller? Eccolo qua, il nostro carissimo barrakiller, ovvero Maxrap 150 Oak. Colorazione eccezionale sul barracuda. Ah, diciamo che sono già soddisfatto di come è andata la pescata, ultra soddisfatto. Ho avuto il primo segnale e poi li ho catturati, molto molto soddisfatto. Ora potrei chiudere in bellezza con un altro barracuda abbastanza grosso, oppure con un serra. Mi piacerebbe catturare un serra, uno di quelli che magari mi ha tagliato il barracuda in due. Sarebbe una bella cosa, però sembra che siano abbastanza interessati ad altro più che agli artificiali, altrimenti già qualcosa sarebbe potuto avere. Ho provato a catturarli sia con i jerk che a galla, con i needle, da poco riprovo a galla effettivamente, ma non ci sono riuscito. Riprovo con i jerk, sempre recupero barracuda perché la presenza chiara del barracuda, molto molto chiara, con catture multiple. Ok,
Questa potrebbe essere anche la chiusura del video, perché mi sento davvero molto molto soddisfatto. Potrei lasciar perdere qui la pescata, ma vale la pena pescare. E quindi se ci sarà qualche altra cattura la vedrete dopo questa descrizione. Paracuda microscopico, anzi lusso, auto CNR, perfetto, veramente piccolino. Ok, dai, gamba per la serie rilasci maldestri, ecco qua. Via, ma questo se n'è andato. GoPro arresta video. Una bella botta, no? Minchia che piscio. Pescione ragazzi. Questo è un pesce grosso. Lo sto recuperando col Sertate. Ho fatto una bella fuga, un paio di belle fughe. Eccolo qui. Bello. Bel pesce ragazzi. Veramente un bel pesce. È attaccato dalla schiena. Perciò riesce a fare belle fughe. Ma è bello. Bel pesce, eccolo qua, bellissimo barracuda, eccolo, veramente bello. Veramente un bel barracuda. Shoreline 140, un certate, belle fughe, belle fighting. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.